Sono 111.000 i negozi scomparsi dalle nostre città negli ultimi 12 anni. La desertificazione commerciale riguarda soprattutto i centri storici ed è allarme. Cosa fare quindi? Cosa fare quindi? Ce lo chiediamo e ce lo siamo chiesti tante volte, però di idee e di cose belle se ne possono fare tante. Un esempio ce l'ha portato qualche settimana fa Roberta Pontrandolfo, che ritorna presente in questa trasmissione, scenografa e fondatrice di AMA, Arte, Musica, Artigianato. Roberta, buongiorno. Buongiorno a te Massimo e buongiorno a tutti i telespettatori. L'Italia è famosa per l'arte, la musica e l'artigianato. Roberta, vi faccio vedere questo articolo che riguarda il Veneto, uscito proprio il 17 di agosto. Crolla il numero degli artigiani, a Padova le imprese calano del 5%. Ricordiamoci che è un problema ampiamente nazionale. Gli artigiani in primo piano. Roberta. Loro sono i protagonisti della scena, secondo quella che vedo io per il futuro, dove, perché no, in maniera itinerante, giusto che l'arte, l'artigianato e la musica possano avere la scena predominante. Noi abbiamo per esempio le vetrine come prosceni per poter far sì che si rilanci il commercio. Ti voglio coinvolgere per un messaggio che mi è arrivato e so che tu puoi rispondere come sempre a modo tuo. Se gli esercizi sono scomparsi e ce ne sono a centinaia di stranieri al posto, no, di questi negozi, o addirittura molti sono addirittura chiusi, sono vetrine buie nei centri storici delle città. Il motivo è uno solo: il nostro governo traditore. Destra o sinistra uguale, hanno aiutato a piene mani gli stranieri e affossato invece gli italiani. Lucia da Moncalieri, provincia di Torino. Ma possibile che è sempre colpa del governo? Cosa possiamo dire a tal proposito? Ecco, questa è la bella domanda. La tendenza, l'ho già detto anche nelle scorse trasmissioni, è quella di lamentarsi, è quella di vedere sempre il negativo che c'è davanti. E c'è in dubbio, come appunto la chiusura dei negozi, le vetrine spente e sempre più spazio a chi chiaramente sappiamo. Gli artigiani sono sempre di meno, a confermarlo è una delle associazioni più rappresentative del settore, la CGA di Mestre, che partendo da dati IMSS parla di caduta verticale del numero di coloro che svolgono attività manuali. Erano 1,86 milioni nel 2012, ridotti a 1,45 milioni nel 2023, 410 mila artigiani in meno in poco più di un decennio, ne sono spariti 73 mila solo nell'ultimo anno. La riduzione delle imprese artigiane riguarda soprattutto le regioni del nord e le grandi città, dove il costo degli affitti per un laboratorio è spesso insostenibile. Basta guardare i centri storici con sempre meno insegne. Ma al di là di ciò, noi dobbiamo controbattere con la proposta, e infatti io sono qui col mio progetto Vetrine in Movimento per cercare di contribuire a far sì che il bello venga diffuso, e per farlo ci vuole sicuramente un aiuto politico, quindi a partire dalle amministrazioni, dalle associazioni di categoria che io tra l'altro sto anche contattando, interloquendo, perché bisogna fare un'operazione importante, capillare, insieme ai nostri artigiani, agli artisti, ai musicisti, e lo ripeto, il mio brand è proprio AMA, acronimo di tutta la bellezza di cui nel mondo se ne parla e nel mondo ci imitano, perché il nostro saper fare a mano quindi deve essere riproposto e rilanciato insieme ai grandi artigiani che abbiamo, e che sicuramente attraverso la loro maestria e passione, perché tutto parte da quanto tu riesci a trasmettere alle nuove generazioni, ma perché no anche a quelle generazioni che invece vogliono tornare a riprendere in mano il filo, la sega, il martello, perché no insegnare a fare tutto questo, proporlo in vetrina. Perché? Perché c'è una desertificazione di questa nostra struttura italiana, tutta imperniata, lo era, di negozi, botteghe, dove si respirava l'aria del fatto a mano. Dal 2012 al 2023 nel nostro paese hanno chiuso i battenti oltre 111.000 negozi al dettaglio. Un'impresa attiva su 5 ha cessato la sua attività e non è stata sostituita. La riduzione di attività commerciali è più accentuata nei centri storici, che stanno cambiando volto. Nei 120 comuni presi in esame dall'indagine di Confcommercio stanno scomparendo i negozi tradizionali, aumentano le farmacie e i negozi di computer e telefonia. La crescita del commercio elettronico è tra le cause della cosiddetta desertificazione commerciale nelle città. Preoccupa la diminuzione dei negozi perché rende le città meno attrattive e danneggia l'economia dei territori. È dunque prioritario puntare sulla riqualificazione urbana per rilanciare la rete dei servizi e delle attività commerciali.
Nel commercio e servizi, inoltre, si stanno riducendo le imprese italiane e aumentano quelle straniere. Metà della nuova occupazione straniera nell'intera economia è proprio in questi settori. Noi vorremmo riprendere, ma lo si può fare con la collaborazione sicuramente di una cittadinanza che ha voglia, più che di lamentarsi, di aiutare questo processo insieme, ripeto, alle amministrazioni, le quali devono regolamentare. Non si può discriminare chi viene da fuori, come per esempio i famosi negozi di Bangla, piuttosto che, ma è bella anche la città assortita di tutti i generi, ma poi bisogna destinare dei luoghi come i nostri famosi centri storici, ma anche quei luoghi dei quartieri che devono avere la loro ragion d'essere e diventare proscenio, diventare una serie di vetrine che appunto esprimano attraverso la bellezza che ci contraddistingue. Noi all'estero riconosciamo lontano un miglio un italiano perché il buon gusto, il fatto di avere quella dote innata, e non dimentichiamoci le nostre radici. Senza le micro attività artigiane si riducono identità locale e presidio del territorio. Ne parleremo ancora, perché ritornare a parlare di questo progetto di Roberta Pontrandolfo mi pare importante. Tra l'altro mi pare di capire, Roberta, che dall'ultima trasmissione hai ricevuto anche qualche telefonata, qualche messaggio, quindi il discorso si sta ampliando. Grazie Roberta.